Eccoci qua, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Pokémon Violetto, il tesoro dell'area 0, seconda parte, il disco Indaco. Negli scorsi episodi abbiamo sconfitto i vari Super 4 e oggi manca l'ultimo, cioè Aris. Dobbiamo affrontare la sua sfida, quindi dirigiamoci subito a parlare qua con la reception e vediamo di affrontare anche questa sfida. I seguaci di Aris Super 4 della piazza, le ghiacce gli danno il benvenuto. Già lo sappiamo, sì. Per partecipare alla prova di avere 50 PM, ce li ho. Ho fatto un po' di missioncine extra. Scivola lui. Spera un momento, lui è con me, non preoccuparti. Non ci fa pagare. Wow. Li metto io i 50 PM, dovrebbe andare bene così, no? Beh, veramente. Vabbè, facciamo un'eccezione per stavolta. Ti devo un favore, ma. Io, futuro campione, facciamo un salto all'arena, dai, stammi dietro. All'arena direttamente, senza prova? Se le erano finite le idee. Rifatti gli occhi con la maestosa arena della piazza dei ghiacciai. Beh, a dire tutto è praticamente uguale alle altre arene. A parte Freddo Snubbull. Freddo cane, Freddo Snubbull, mamma mia. Ah, queste temperature mi piacciono proprio. Che c'è, non te l'aspettavi da un amante dei Pokémon di tipo drago, eh? Anche a me piace il freddo, effettivamente. Comunque, fratello, sei qui per la prova del Super 4, non per sentirmi blaterare. Ah, allora c'è la prova. Vabbè. La mia prova è una serie di lotte speciali. Le ho chiamate lotte Butterarium. Superare la prova è una passeggiata, sconfiggi tre membri del Club Lega e il gioco è fatto. Tuttavia, per partecipare a queste lotte dovrai rispettare delle regole speciali. Regola numero 1. Potrai lottare solamente con Pokémon selvatici catturati nel Butterarium. Regola numero 2. Potrai lottare solamente con Pokémon che hai catturato tu stesso. Allora, sei pronto? Prontissimo! Dove sono questi allenatori? Allora venite fuori voi tre, è arrivato il vostro momento! Ci sta, ho i Pokémon adatti alla sfida. Nella mia prova non ci sono limiti di tempo, quindi fai pure con comodo. Preferisci iniziare a lottare immediatamente? No problem, puoi fare un giro per il Bioterrarium e potenziare un po' la tua squadra? Fai pure! E con ciò la mia parte è conclusa, state scialli voi quattro. Aris, mio fratello, proprio. È una squadra a caso, devo essere sincero, però almeno sono Pokémon del Butterarium. Ah, le grotte non contano? Magari Electivire per qualche ragione? Ok, Electivire era un problema. Non so per quale ragione, ma ok. Avrà Pokémon di tipo drago anche lui? Più o meno. Vai, facciamo una cosa piuttosto veloce, dai. Non ci perdiamo in chiacchiere. La velocità Metacross non ce l'ha mai avuta, quindi è un po' inutile stare qui a cincischiare, dai. Male che va una agilità e via. Vigore, mannaggia a te. A posto, è andato. Wow, veloce veloce questa. Bella comunque. Non pensavo Crabominable e Metacross come duo, ma ci può stare. Li avrei comunque messi nella squadra per affrontare Aris, certo. Poi vabbè, la Croccomela ovviamente deve stare per forza in squadra. Tu sei la seconda, vero? Tutti mi conoscono per il mio carattere gelido. Ok, sei pronto a tremare? Ok, quindi usa Pokémon ghiaccio. Immaginavo che Primo Tizio usasse Pokémon roccia. Ed effettivamente così è stato. Quindi lei usa Pokémon di tipo ghiaccio, immagino. Gelica. Vabbè, Dewgong e Sandslash. Oddio, Dewgong è un po' un problema. Quindi basta un martelpugno. Sì. Anche Dewgong non è che l'abbia chissà quanto alta. Anche se credo che questi qui sono Pokémon evsati. Perché, bene o male, nel Bioterrarium ci sono allenatori che hanno Pokémon degni di lottare. E quindi degni di essere affrontati. Però no, questi qui non credo. Capisco perché piace ad Aris. Ah, ma quindi Aris ci sta facendo il filo? Vabbè, che sono proprio tonto, dai, non l'ho proprio notato. E tu? Presente chi Sara, la streamer? Ti avviso, io lotto usando il suo stesso tipo, ci stai? Elettro, non è che è tanto complicato. Zip zap, ti prego, sbrighiamoci che già mi dai fastidio. Zip zap, ma chi è che parla così? Ah, certo, gli streamer e gli youtuber, certo. Ha ragione, poverino. È colpa mia. Allora, facciamo un Zuffa su Magnezone e un Martelpugno su Zebstrika.
comunque Magneson avrà sicuramente vigore. E Zeb Striker non va KO, bravo. Ah, ma perché io non mi sono curato dalle altre lotte? Beh, non che ce ne fosse proprio bisogno, però Magneson è andato KO. E tocca anche a Zeb Striker. Martel pugno e let's go. Facile anche questa. Ora però c'è Aris. Potrebbe essere un problema Aris. Interessante la prova di Aris, molto carina. Vediamo un po' cosa c'è da vedere. Li ho battuti tutti, stavi lì a guardarmi. Aris, che mi dici? Mi tocca lottare contro di me ora. Beh, vorrei cambiare la squadra se fosse possibile. Non so se ti conviene affrontarmi con la squadra che hai messo su per superare la prova. Ma dimmi tu, sei pronto per il grande show? No, proprio no. Non è che è una squadra ammazza draghi, però è funzionale a suo scopo. Pronto a lottare con me? Certo. Grande, è proprio quello che speravo. Forza, allora, diamoci da fare! Ok. Allora, ho Vivienne, ho rimesso in squadra dopo tanto tempo. Vivienne era la mia Baxcalibur. Link, finora ho osservato solo fuori dal campo come te la cavi nelle lotte. Quindi, questa è la prima volta che ci troviamo faccia a faccia nell'arena. Ho bisogno di un favore, fratello. Devi raggiungere la vetta della Lemi. Perché sappi che se tu dovessi perdere sarei... Beh, diciamo che non me la passerei bene. Ciò detto, dartela subito per vinta sarebbe di una noia mortale, non me ne volere, ma farò sul serio. Bene, ora basta chiacchiere. L'importante è che lotti come fai sempre, non chiedo altro. Fratello mio, non sai quanto il vecchio Aris sia elettrizzato dall'idea di lottare contro di te? Allora, si parte! Forza, diamo inizio alla festa. Ah, Dragonite e Flygon. Dragonite è sempre un dispiacere vederlo, perché è un Pokémon davvero tosto. Se non vuoi vedermi piangere, vinci questa lotta. Ci conto, Mi conviene andare subito in Terra Crystal e fare Gelo Denti. Ho varato la possibilità di usare anche mosse Drago, ma dato che sono Terra Ghiaccio, andiamo su Dragonite e Martel Pugno su Flygon, che è Drago Terra. Se non va KO, però il danno che gli facciamo potrebbe essere funzionale al prossimo Pokémon che poi manderà in campo, perché penso che comunque sia con un gelo denti lo sfascio Dragonite. Terra ghiaccio, tra l'altro. E quanto farà male. Metagross sì, fa male, certo. Però... oh, strano. A stola scelta anche Flygon? No, vabbè, dai. A che livello stanno? Una mossa super efficace? Eh beh, certo. A che livello stanno? Mica l'ho visto i livelli. Monopugno, va bene. Hanno mirato a mandare KO Metagross, va bene. Beh, livelli non troppo alti alla fine, Facciamo un po' gelo denti su Flygon e gelo pugno su Dragonite ora. Ok, extra rapido. Pietra taglio, va bene, ciao. Boh. Brutto colpo. Insomma. Allora, Baxcalibur possiamo farlo rientrare dopo. Il Flygon perde qualche PS. E quanto è veloce allora? Ah, Sorbisfera immagino. Ma quanto era veloce normalmente allora? Scusami. Inkaton non è una buona idea, visto che è anche acciaio. Se fa terremoto me la sfascia. Abbiamo Kingdra che è Drago Acqua. Già è una cosa un pochino fatta meglio. Ho scelto di portarmi Ogre Pond normale. Ok, andiamo. Fuoco pugno. Wow, però, tutte le A. Tutta la coverage incredibile ha. Buono il danno di Clavadiliane. Tifone. Sicuramente attaccherà Tinkaton ora. Praticamente Flygon non è drago, ha attacchi diversi. Solo di tipo è drago. Rineria qua, su Flygon. Vasto impatto. Oh, Tinkaton salvata.
Meno male. Non so perché abbia fatto vasto impatto. Visto che è l'unica mossa di tipo drago che ha, l'ha fatta. Allora, Kingdra se ne va. Ok. E Flygon con carineria penso che possa andare KO. Tinkaton è molto forte. Flygon, che era secondo me la minaccia più grande, se ne va. E Sceptile. Ah! La mega sarebbe drago. Allora, potrei usare il turno di Ogerpon per rivitalizzare. Magari al massimo, ovviamente. Vivien. E lottare con carineria su Haxorus. Vediamo un po' come va. Che poi tra l'altro ho dato a Tinkaton Bitorzo l'elmo pensando che lui attaccasse con mosse fisiche. O meglio, che fanno contatto. Ma non l'ha fatto. No, ok, su se ok, perfetto, perfetto. Perfetto. Wow, ha resistito. Allora faccio così, guarda. Uso il turno di Ogerpon per fare pozione max su Tinkaton, che magari la regge. E andiamo di ancora carineria su Haxorus. Magari può reggere un altro terremoto. Dipende che però se ha fatto un roll basso o un roll alto ora. Vediamo. Ok, era un roll di mezzo forse. Va bene, Ogerpon era messo in conto che andasse KO. Grido del drago. Ah! Mi dispiace, ma va KO adesso. Sì, preparati. Preparati a fare ciao ciao con la manina. A questo preparati. Al momento Tinkaton può essere comunque sia in pericolo con il prossimo Pokémon, Archaludon. E comunque non può toccarmi con le mosse di tipo drago. Però Sceptile dipende se è più lento o più veloce. Archaludon che sarà anche ghiaccio? Non ne ho idea. Striscia colpo su Sceptile per vedere quanto facciamo. Ribolli, sangue del drago. Domina su tutto il creato! Bella. Archaludon ovviamente manda intera. Terra Drago, giustamente. Non gli faccio nulla ora perché era ovvio che mandasse in terra lui. Tinkaton, vabbè, evita l'attacco. Wow. Ho fatto lanciafiamme. Che cosa ho combinato in questo turno? Allora, no, no, aspetta, 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 aspetta. Perché ho fatto striscia? Allora, no, 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 aspetta, 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 aspetta. Ero convintissimo di aver fatto canzone ardente su Archaludon. E striscia, vabbè, forse ho sbagliato a premere all'ultimo. Vabbè. Uso il turno di Croccomela per ricaricare Tinkaton. E con Tinkaton andiamo con carineria. Non so se attaccherà Tinkaton perché quel colpo è sicuramente elettro. Quindi potrebbe anche attaccare Tinkaton. Infatti attacca Tinkaton con elettroraggio. Va bene, ci sta, ci sta. Allora, se rifà un altro attacco di quello lì, deve caricarlo. Quindi praticamente ho due turni gratis. Ma è due turni, due attacchi gratis. Ma in realtà non credo che lo faccia. Spadon carica e via. Sono più veloce, ovviamente. Ok. Sopportazione. La difesa aumenta. Vabbè, quella speciale tanto devi avere ora. Non ce l'ha. Perfetto. Wow! Pensavo. A parte che ha missato alcuni attacchi lui, quindi alla fine anche quello mi ha aiutato. Però è andata, dai. Ridi, fai bene a ridere. Proprio quello che speravo.
Sono contento che sia quello che speravi. Meno male. È stata una delle lotte più belle che io abbia mai fatto. Sono proprio contento di averti invitato nel club Lega, fratello. Ora che mi hai sconfitto, non hai più scelta. Ti tocca entrare ufficialmente nel club, vero? Vero? Eh sì. Grazie, grazie, molto gentile da parte tua. Allora scattiamoci una foto, così la possiamo usare per il registro dei membri del club. Ok, anche questa è fatta. Che foto poca seria che è venuta fuori. Già sento Rupi, non ci siamo per niente. Mi sto dimenticando qualcosa. Ah, giusto. Si usa drone MT a chi riesce a battere uno dei Super 4, giusto? Purtroppo al momento non ne ho con me, quindi ti chiedo di portare pazienza. Probabilmente perché non viene mai battuto, o perché è talmente svogliato che non se le porta neanche dietro. Scusa, ci ho messo una vita, lo so. E così ho fatto piazza pulita di tutti i Super 4 della Lemi. Allora, ecco la roba che ti ho promesso. Praticamente, in realtà, potrebbe essere vista in due modi questa. Il primo è che lui è svogliato, non c'ha voglia, non viene mai battuto. Il secondo, che è quello che è accaduto, è che lui ogni volta che sconfigge un Super 4 ti viene a parlare. E quindi hanno fatto questa scena per copiare e incollare il codice di lui che ti viene a parlare cambiando solo il testo. Ma sono dei geni! Sono dei geni! Grido del drago. Un Pokémon incita gli alleati con un inno ai draghi, aumentando la probabilità che sparino brutti colpi, particolarmente efficace con alleati di tipo drago. Ah, quindi è come focare energie però col supporto di un altro Pokémon. E non fare caso alla polvere. Proprio perché effettivamente non l'ha vinta mai nessuno. Comunque, sei riuscito a scalare da Lemmy, men che non si dica. A questo punto ti tocca puntare alla vetta, fratello mio. Solo chi sconfigge tutti i Super 4 della Lemmy ha il diritto di sfidare il campione in carica, cioè Riven. Eccolo qua. E sarebbe pure ora. Ce ne hai messo a battere Super 4, Link. Mi aspettavo di più da te. Riven. Ti preoccupi parecchio per Link, o sbaglio? Tu, piuttosto. Vedo che ti stai facendo in quattro per sostenerlo. Bisogna trattare bene i nuovi studenti, del resto siamo tutti fratelli, no? Ma sentilo. Non so cosa ti passi per la testa, ma ormai i tuoi piani hanno le ore contate. Link. Stabiliamo una volta per tutte chi è più forte. Qui, adesso? Ci siamo, finalmente. Voglio proprio vedere come va a finire. La faremo nel prossimo episodio, questa sfida finale, allora. Bene, allora, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo affronterò Riven. E stabiliremo una volta per tutte chi è più forte tra noi due. Si sa già come va a finire. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E ci vediamo alla prossima. Ciao!